Telespettatori di Video 33, buon inizio settimana, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Scattano ufficialmente domani nei principali comuni dell'Alto Adige i saldi di fine stagione che in realtà però sono già iniziati. La data ufficiale di partenza dei saldi invernali in Alto Adige è quella di domani, poi l'intricata legge in materia consente che gli stessi possano scattare 2 giorni prima e infatti così è, almeno per quanto riguarda i principali comuni del Fondovalle in provincia di Bolzano. Per quelli ad alta vocazione turistica bisognerà invece attendere la metà di febbraio. Una volta davanti ai negozi c'erano lunghe file per accaparrarsi i migliori prodotti ai prezzi più bassi. Frenesia ormai scomparsa, ciò nonostante, dicono i commercianti, una completa deregulation sull'onda di quanto accaduto in Trentino non è auspicabile. Ha senso? Certo che ha senso avere una regolamentazione, perché così anche la clientela sa che proprio in quel periodo ci sono i saldi, il saldo è una garanzia, perché sconti se ne possono fare sempre durante l'anno, ma col saldo viene data la garanzia al cliente di avere quel preciso sconto su quel determinato prodotto. La gente sotto i portici a Bolzano, a differenza di quanto accadeva un tempo, come si diceva, non è preda della smania dei saldi. Di solito si ha sempre tutto a casa, si mette quello che è lì. Anche se è un buon affare, fa lo stesso. Ma di solito non lo è. Si spera di trovare qualcosa. Sono affari di solito? Beh sì, insomma, stando ai prezzi che ci sono fuori, sì. Di solito abbigliamento o cosa compri? Abbigliamento, abbigliamento. Se mi conviene sicuramente, se ho bisogno anche di quel capo, per esempio, quella giacca, quelle scarpe, allora approfitto anche i saldi. Gli stessi commercianti non sanno bene cosa attendersi da queste svendite di fine stagione. Una volta si facevano affari d'oro, ora tutto pare essersi ridimensionato. Che bella domanda. Il Natale ho sentito è andato già un pochettino meglio degli anni scorsi. Si spera in una ripresa. Io sono un po' più realistico, non so cosa aspettarmi, perché comunque la concorrenza di internet e dei grandi magazzini e dei centri commerciali la sentiamo. Le grandi corse e le svendite sono ormai finite, quelle non ci credo più, le code davanti ai negozi. Non so, bella domanda. I consumatori vengono invitati caldamente a valutare con attenzione il prezzo del prodotto prima di acquistarlo senza farsi attirare solo dalla percentuale di sconto e soprattutto attenzione a chi tra gli esercenti, e sono pochi, vuole fare il furbo. Beh, queste sono cose che possono purtroppo avvenire, qualche pecora nera c'è dappertutto, ma ci sono molti controlli, perciò diciamo che se qualcuno trasgredisce va incontro a delle conseguenze. L'azienda sanitaria locale va verso l'esternalizzazione di medicina del lavoro ed il sindacato ANAO chiede chiarezza. L'azienda deve spiegare quali progetti ha intenzione di portare avanti. Sulla questione ha preso posizione anche Michele Buonerba del sindacato CISL. Sono d'accordo con il sindacato dei medici ANAO che si è schierato contro la privatizzazione di una parte del servizio di medicina del lavoro. Si tratterebbe di chiudere il servizio di consulenza, ma senza potenziare la vigilanza, già di per sé debole. La Lega Nord denuncia presunti episodi di illegalità nell'ex hotel Alpi, struttura ora destinata a centro di accoglienza per i rifugiati. Lega Nord Alto Adige Südtirol in piazza per segnalare una presunta attività di spaccio che avverrebbe in una struttura di accoglienza bolzanina. L'onorevole Maurizio Fugatti e Carlo Vettori, affiancati da diversi altri esponenti leghisti, hanno dato vita ad una manifestazione davanti all'hotel Alpi di Bolzano. C'è un video, dicono, che testimonierebbe presunti episodi di illegalità all'interno della struttura destinata ad ospitare i profughi. Abbiamo ricevuto altre segnalazioni da cittadini di Bolzano riguardo appunto l'attività di spaccio e noi pensiamo che chi controlla la zona dell'Hotel Alpi debba comunque fare dei controlli maggiori per evitare che ci siano comunque questi casi di malaffare. Che tipo di testimonianza avete avuto? Che tipo di riscontro avete avuto su questi presunti fenomeni di spaccio? Beh, abbiamo avuto dei video comunque e comunque le segnalazioni dei cittadini a cui noi comunque diamo adito e credito, visto che comunque non sono segnalazioni fatte così a cuor leggero.
Cosa chiedete a questo punto? Chiediamo appunto che chi si occupa della struttura abbia un occhio di riguardo e stia a controllare di più quello che succede all'interno della struttura, perché e che si metta comunque in contatto con le forze dell'ordine, perché loro alla fine sono preposte al mantenimento dell'ordine. Su chi ha girato le immagini, la Lega preferisce mantenere il massimo riservo. Sono le nostre fonti riservate. Comunque il video riporta immagini realizzate all'interno dell'edificio dell'Hotel Alpi? All'interno dell'ufficio dell'Hotel Alpi, sì. Intensa attività da parte della polizia ferroviaria, il compartimento della Polfer di Verona e del Trentino Alto Adige ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nel 2015. Particolarmente intensa è risultata la gestione del fenomeno dei migranti in transito verso il nord Europa. 1.238 scorte a treni viaggiatori, 295 servizi antiborseggio, 11.506 persone identificate di cui 8.176 di nazionalità straniera, 4.114 servizi di vigilanza in stazione. Sono alcuni dei numeri registrati dalla Polfer della provincia di Bolzano nel corso del 2015. Durante i servizi di prevenzione e repressione dei reati sono state tratte in arresto 4 persone e 2.796 sono state denunciate a piede libero. L'attività degli uffici Polfer della provincia di Bolzano è stata particolarmente intensa nella gestione del fenomeno dei migranti in transito verso il nord Europa, il tutto nell'ambito di un'impegnativa gestione del flusso migratorio che ha visto coinvolto l'intero compartimento Polfer per Verona e il Trentino Alto Adige. Una situazione che ha comportato la predisposizione di numerosi servizi dedicati, comprese le cosiddette scorte trilaterali, svolte in collaborazione con la polizia tedesca ed austriaca. Il bilancio complessivo, considerando tutto il compartimento Polfer per Verona e Trentino Alto Adige, che si ricava dai dati dell'attività svolta nel 2015, evidenzia rispetto al 2014 una diminuzione dei reati in danno dei viaggiatori pari al 56% in meno per i furti e al 33% in meno per le rapine. Per quanto riguarda invece gli stupefacenti, nel 2015 sono stati sequestrati complessivamente 16 kg di hashish, 2,5 kg di eroina e circa mezzo chilo di cocaina. Proseguiamo con la cronaca. Un incidente stradale si è verificato alle 7.30 di stamani sulla strada statale della Val Gardena. Una Fiat 500 con alla guida una ragazza del posto è improvvisamente sbandata in curva mentre procedeva da Santa Cristina verso Selva. L'utilitaria ha prima centrato la fiancata di un furgone della SEL che proveniva in senso contrario, poi è andata a schiantarsi contro la roccia evitando per poco di finire in una scarpata. Subito soccorsa, la giovane è stata trasportata con l'ambulanza del 118 all'ospedale di Bressanone con ferite di media gravità. Per consentire le operazioni di soccorso, la statale è rimasta chiusa circa un'ora e il traffico deviato sulla vecchia strada comunale. Sul posto i vigili del fuoco di Selva Gardena e i carabinieri di Ortisei. Passiamo alla politica. In attesa della prossima assemblea della segreteria provinciale del Partito Democratico Alto Atesino, continua il tam-tam sui possibili nomi per le primarie in vista delle elezioni comunali di Bolzano. Anno nuovo ma problemi vecchi in casa del PD Alto Atesino, dove è iniziato il conto alla rovescia per l'assemblea della segreteria provinciale fissata per l'11 gennaio, dove ci saranno un bel po' di nodi da sciogliere in vista delle prossime comunali del capoluogo. Non sarà possibile dare una risposta al quesito su quali regole seguiranno le primarie. Bisogna attendere il regolamento del PD nazionale che dovrebbe arrivare entro fine mese. Intanto continua incessante il tam-tam sul toto candidato in prima fila per le primarie del centro-sinistra. C'è l'indipendente Renzo Carmaschi che ha già buttato giù un canovaccio del programma da proporre a quelli che potrebbero essere i suoi compagni di viaggio nell'avventura elettorale. Sul fronte del PD si è fatto avanti Sandro Repetto, ma con riserva. Sarà della partita solo se il regolamento delle primarie garantirà una sfida trasparente. Come sta già facendo Caramaschi, anche Repetto ha in programma una serie di incontri. Tra chi ha già detto di no c'è invece Claudio Corarati, il presidente della CNA, nonostante le pressioni ha ribadito che non parteciperà alle primarie. Sul fronte indecisi figura invece il segretario del circolo bolzanino del PD Alessandro Huber, che contattato dal quotidiano Alto Adige ha detto di voler conoscere le regole delle primarie e solo dopo deciderà se accettare o meno il confronto.
Tra il totonomi ci inseriscono anche le ultime dichiarazioni della parlamentare bolzanina Luisa Gnecchi, tirata in ballo anche quale possibile candidata nell'ambito della volontà del PD di presentare anche una donna, come sottolineato più volte dalla stessa segretaria provinciale del partito, Liliana Di Fede. La Gnecchi ha detto assolutamente no ad una sua candidatura, ma dice a chiare lettere che devono quanto prima finire le lotte intestine. Tomasini e Bizzo devono andare d'accordo. La deputata del PD si dice scettica poi su chi ha puntato i riflettori sulla lista civica di Giorgio Holtzman. È una strada impraticabile, ha detto la Gnecchi. Termina qui lo spazio riservato alla cronaca. Ora un breve stacco pubblicitario, poi torneremo in studio per parlare di sport. In evidenza all'interno della nostra pagina sportiva l'hockey su ghiaccio, stavolta il Bolzano non si fa sorprendere dall'Olimpia Lubiana e nel giorno del Family Day al Palaonda rifila un secco 5-1 agli avversari, un successo che permette ai Foxes di rimanere agganciati al treno playoff in attesa del trittico di trasferte a Innsbruck, Ferevar e Vienna. Stavolta niente scherzi con il Lubiana. Dopo aver già concesso due vittorie agli sloveni, fanalino di coda della Ebel, a un Bolzano finito fuori dalla zona playoff a seguito delle due sconfitte consecutive a Klagenfurt e Villach, servivano a tutti i costi i tre punti. E così è stato. Nel giorno del Family Day al Palaonda, di fronte a 2.800 spettatori, è finita 5-1 per i Foxes, che già nel primo tempo hanno subito messo in chiaro le loro intenzioni, passando al nono con Marco Insam, che non può sbagliare dopo un servizio al bacio di Dika Smir. Il Lubiana, presentatosi a Bolzano con appena 4 terzini e 9 attaccanti, resiste come può agli assalti dei padroni di casa, che però vanno al raddoppio 3 minuti prima della sirena con Brett Fleming, che scaglia una sassata che manda in delirio il Palaonda. Nella frazione centrale ci pensa Marcus Gander a mettere al sicuro il risultato, siglando il 3-0 dopo un bel suggerimento di Saviano. Il ritmo della gara scende e il Lubiana trova il gol della bandiera con Gregor Koblar, che segna l'1-3 al 17°. Nessun problema per i biancorossi, che non si scompongono e nell'ultimo drittel chiudono i conti, prima con Pollastrone, bravo a controllare un disco respinto da Trelce su precedente conclusione di Fleming, mentre l'ultimo sigillo porta la firma di Steve Saviano, che in situazione di power play infila il disco nel sacco per il definitivo 5-1. Tre punti importantissimi che permettono a Bolzano di staccare il Klagenfurt e di restare agganciato al treno dei playoff. Ma in questo momento le pressioni ne abbiamo tanta, comunque adesso ci mancano 5 partite, sono tutte 5 molto importanti, adesso prendiamo partita per partita, tempo per tempo e cerchiamo di vincere ogni tempo e alla fine speriamo di essere nei primi 6, comunque daremo il massimo ogni partita per arrivare là. A 5 giornate dalla conclusione della regular season, il Bolzano è settimo in classifica con 63 punti, a una lunghezza dall'ultimo posto che dà l'accesso ai playoff, attualmente occupato dal Villach. E in tal senso questa sarà la settimana decisiva per i Foxes, attesi a un'altra tripletta di trasferte. Domani a Innsbruck, sabato a Ferevar e domenica a Vienna, prima dei due match conclusivi, entrambi in casa, con Dornbirn e Sapa Ferevar. E nel big match della Serie A di hockey su ghiaccio, Renon rifila un secco 4-0 a Valpusteria davanti ai 1.400 tifosi dell'Arena Ritten e adesso comanda la classifica a più 8 punti dai pusteresi. Meglio di così il 2016 non poteva iniziare per il Renon, che in un sol colpo rifila un sonoro 4-0 al Valpusteria e allunga in vetta la classifica di Serie A, staccando proprio i pusteresi di ben 8 punti.
Il tutto davanti ai 1400 tifosi di una Riten Arena stracolma, quanto entusiasta per la performance dei padroni di casa, che hanno saputo concretizzare meglio degli ospiti e sfruttare ottimamente le situazioni di power play. Il tutto nel quadro di un match decisamente scorbutico e dove non sono mancati gli scontri fisici, specie nella prima frazione, più nervosa che bella, e terminata senza reti. A sbloccare il derby ci ha pensato Cristian Borgatello, che al terzo del secondo dritto l'ha messo dentro un disco che può valere un'intera stagione. Si sapeva che era una partita dura oggi, però meno male abbiamo giocato bene e abbiamo fatto vedere su ghiaccio che siamo pronti. Prendi l'abitudine del gol o come? No, non penso, cioè abbiamo abbastanza attaccanti che sanno segnare, però quando si è lì si prova, no? Non è che mi tiro indietro per fare un gol. Il gol scalda ancor più gli animi sul ghiaccio, che diventa rovente, ma non si vedono altre marcature fino alla seconda sirena. L'ultimo tempo si presenta con i Lupi alla ricerca del pareggio e i Riten Buam pronti ad approfittare dei numerosi varchi concessi. E alla prima occasione arriva il 2-0, dopo appena 53 secondi, con Dan Tudin che segna in power play su assist di Brendan Cook. La gara si fa in discesa per i padroni di casa, che possono affondare i colpi e concretizzano il 3-0 ancora con Tudin, che all'11.48 mette dentro ben servito da Borgatello. A chiudere i conti ci pensa Simon Kostner a meno di un minuto dalla termine, finalizzando un perentorio contropiede. Si giocava per più di solo 3 punti, perché se perdevamo loro arrivavano a 2 punti e poi lì siamo alla pari, per quello oggi era veramente importante e penso che siamo riusciti a veramente iniziare bene. E certo che era dura, a qualche punto c'erano le emozioni che salivano e diventava un po' dura, però penso che siamo riusciti a tenere la calma ed è andata bene alla fine. Il Renon comanda la Serie A dell'Hockey Ghiaccio con 65 punti davanti al Valpusteria con 57. Terzo, staccato di altre 10 lunghezze, è il Vipiteno, che ha battuto 4-0 in trasferta il Gardena. Segue l'Asiago, che ha perso 3-2 a Torre Pellice, mentre il Cortina, battendo 5-4 il Fassa, lascia al Gardena l'ultimo posto in classifica. Ed ora, con il supporto della regia, andiamo a vedere assieme le previsioni del tempo. Secondo gli esperti meteo della provincia autonoma di Bolzano, nel pomeriggio arriveranno delle schiarite a partire dalla Val Venosta localmente, tuttavia le nebbie potranno risultare persistenti. Domani una debole perturbazione arriverà da ovest, ma con pochi effetti. In cielo prevarranno le nubi con solo sprazzi di sole. Nel corso della giornata saranno possibili debolissime nevicate con apporti di neve fresca del tutto limitati. Mercoledì al mattino saranno possibili ancora debolissime nevicate con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Giovedì da ovest arriverà un fronte caldo con delle nevicate nel pomeriggio ed in serata soprattutto a nord. Per venerdì si prevede tempo in prevalenza soleggiato, mentre sabato le nubi probabilmente aumenteranno nuovamente. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it. Inoltre non perdetevi l'appuntamento con Hockey 33 alle ore 18.30, 20 e 22. Veramente tutto, vi ringrazio della cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.